Ciao a tutti amici amiche di Andrew Channel e bentornati su Petra, bentornati su Endzone World Apart. Come sapete, in questo mese di aprile, Endzone World Apart è diventata una serie principale, quindi sono molto contento di tornare a giocarci con voi. Non dimenticatevi che la programmazione adesso è le 14:30 ogni martedì, giovedì e domenica. Detto questo, andiamo a vedere che cosa stavamo facendo, perché la situazione con i vestiti è brutta perché non ne abbiamo abbastanza, ma secondo me se facciamo un po' di efficienza dovremmo riuscirci. Allora, il pub sta lavorando, ma anzi no, il pub ha raggiunto il limite di drink, che lo vedete qua. Poi qui abbiamo una water point che non è piena. Abbiamo un sacco di problemi d'acqua. Abbiamo un sacco di problemi d'acqua. Una cosa che non ho costruito, se andiamo sulla logistica. Allora, il water point è questo, sì. Probabilmente deve essere riempito. Stavamo costruendo un rainwater collector che è molto positivo, però per questo ci serve la plastica. E avevamo fatto un mercato in cui iniziare a mettere dentro un po' tutta la roba che facciamo. Ed è un'ottima idea. Magari lo sposto in questo modo, così riesco a portare magari al mercato anche i vestiti protettivi, quindi la logistica mi dà una mano. Stavo costruendo due recycler in più, cosa che forse non è necessaria, ma ormai ci siamo, va bene. E stavo costruendo delle cabine in più. Queste le cancello, ragazzi, perché le cabine, ho troppe cabine e la demografia mi sta un pochino fregando. Tra l'altro qui ho anche delle case che sono brutte. Qui più 2 viene dato dal mercato, forse. Può essere. Allora, abbiamo abbastanza legna. Sì, questo coso lo sposterò. Questo coso lo distruggerò, lo ricostruirò nella zona industriale perché non va troppo bene. Lo scrapyard lo mettiamo magari vicino per il momento per ripulire questa zona. Ad esempio, qui abbiamo un sacco di scrap che è in mezzo alle scatole. Poi non abbiamo problemi di case per ora. No, guardate. Mettiamogli all settler in questi shelter, in modo che la gente si riproduca un po' più lentamente per ora. E poi abbiamo ancora cisterne, getti. Ecco, qui ne abbiamo troppi. Qui ne abbiamo troppi. Questo lo possiamo distruggere, secondo me. In realtà questi due dovrebbero bastare. Professioni. E qui è molto importante. I builder adesso li porto a 5. Devo farlo in antefatto. Ho fatto una partita da solo, giocando da solo e cercando di capire se ho fatto degli errori su Petra. E mi sono accorto che l'efficienza è la chiave qui, perché non si hanno mai abbastanza abitanti per fare tutto e bene. Ai 10 abitanti riescono a garantirti cibo, acqua, vestiti, strumenti, e per 7, non per 10. Quindi devi continuare a muovere avanti e indietro finché non abbiamo poi l'elettricità, le spedizioni e tanto altro. Il gatherer va bene, ma il gatherer dove l'abbiamo piazzato? Devo ricordarmi queste cose, perché ovviamente non sto giocando a Petra da qualche giorno, e quindi andiamo a vedere dov'è il gatherer. Eccolo qua. Sta raccogliendo praticamente cibo nelle vicinanze. No, beh, in realtà questa è una buona posizione. Va bene, teniamolo. Anche se non è efficiente. Infatti adesso lo chiudo e faccio un orchard. Un cacciatore in più non è male. E poi andiamo un attimo allora a vedere. Lo scrap collector può andare momentaneamente a 2. Il refiner, il charcoal burner invece vanno in alto. E abbiamo ancora 3 persone che assegniamo alla logistica momentaneamente. Un'altra cosa che non abbiamo fatto ed è importantissima è il cimitero. E voi direte, ma dai, Andrew, il cimitero, cioè sei sempre il solito che fa le cose. No, il cimitero è importante perché ci permette innanzitutto di liberarci dei corpi che sono in strada al momento. E questi corpi che sono in strada a volte hanno strumenti di ferro, a volte hanno maschere antigas nuove e quindi si recuperano. Lo piazziamo in una zona che non sia troppo. Facciamo così, usiamo il cimitero per dividere zona industriale da zona residenziale. E un'altra cosa che voglio fare è la scuola. La mettiamo qua. Perché voglio la scuola vicino al pub, così i bambini quando escono poi vanno a divertirsi. Scuola e cimitero perché
Voglio che i bambini iniziano a crescere con un pochino di efficienza in più quando lavorano, quindi saranno un po' più produttivi, anche se non è tanta roba. Abbiamo già finito il legno? Wow! Ah, e poi dimenticavo una cosa ancora più importante. Abbiamo detto efficienza per il cibo? Orchard. Qui ho fatto un campo che non è abbastanza grande. I campi possono essere fatti 16x16. Poi tra l'altro l'ho fatto in una zona che non è neanche molto umida. Va bene. Facciamo uno orchard in questa zona qui. Praticamente un frutteto. E lo costruiamo a 16 per 16 qui dietro. Adesso mandiamo poi i nostri farmers. Come li mandiamo? Ma inizio a togliere due gatherer, un hunter e abbiamo già 7 farmers. I maestri e il personale per il cimitero li metteremo quando queste strutture saranno compiute. Per adesso vedete che abbiamo molte priorità di costruzione, quindi la smetto, la pianto di dare ulteriori ordini. Importantissimo è che i water carrier invece lavorino al massimo. Qui abbiamo fatto però il rainwater collector, anche in questo caso. Scusatemi, eh. Troppe cisterne, allora, perché sono vuote? Potrei mettere la cisterna a raccogliere questi due getti. Il pozzo in realtà lo posso tenere senza. Posso spostare qui la cisterna. E posso distruggere quest'altra. In questo modo poi quando il rainwater collector sarà pronto, con la plastica che stiamo raccogliendo, i nostri trasportatori porteranno l'acqua piovana nella cisterna. Ok. Allora, abbiamo noci. Le noci producono 800 cibo in 4 stagioni e mezzo. Fa un po' schifo, ma scegliamo le noci in modo che i nostri contadini vadano a piantare gli alberi. Daranno un apporto di calorie abbastanza alto e buono. Vediamo la priorità al cimitero. 7 settlers. Sembra uno scioglilingua. Bene, perché 5 water carrier sono stati distrutti. Allora mi andate a recuperare il cibo. Mi andate a fare momentaneamente due logistica e due costruzione. Ok. Un'altra cosa che facciamo al più presto, il trade post. Per riuscire a commerciare quello che abbiamo in eccesso e a comprare quello che abbiamo in difetto. Ad esempio, abbiamo molte erbe, ma non abbiamo, che so, strumenti. Per gli strumenti, qui stiamo producendo quelli di ferro, importante. Qui nel sarto stiamo facendo Activated Carbon Mask, che è più importante invece che le normali Neck Scarf, visto che il carbone c'è e ne stiamo producendo tanto. Però ci manca una persona nel Charcoal Burner, lo assegniamo adesso. Tanto vedete che nel frutteto stiamo piantando le noci. Ci metteranno veramente tanto, quasi 5 stagioni a crescere e dare cibo, ma poi quando daranno cibo saranno efficaci. Queste sono davvero utili. E adesso che i campi sono coltivati, poi penso di poter abbassare un po' i farmer. Anzi, lo possiamo fare da qua. Teniamo soltanto due persone nell'orchard e gli altri due li assegniamo. Come cacciatori ritornano e momentaneamente ancora la logistica, poi solo per adesso però. Allora, questa cisterna va distrutta, l'abbiamo già detto. Qui abbiamo il pozzo invece che si sta pian piano riempiendo d'acqua. Abbiamo tantissimo di cuore, questo lo potremmo vendere ad esempio. Ok, c'è il cimitero. C'è il cimitero, serve un mortician, un guardiano del cimitero che pian piano andrà a recuperare
i cadaveri per strada, perché altrimenti, guardate signori, vedete le freccette? Queste sono persone morte. C'è uno sotto il catorcio addirittura. Li recuperano, li portano qui dentro e recuperano gli oggetti riutilizzabili. E ora tappatevi le orecchie per la scuola. Campanellina. Abbiamo quattro tipi di istruzione. Produttività. I bambini che escono da questa scuola sono un po' più bravi nel lavorare. Handling tool sono un po' più bravi nel non rompere strumenti. Handling clothing sono un po' più bravi nel non rompere vestiti. Badges sono un po' più veloci nell'ottenere i badge, che poi danno più efficienza. Va bene, togliamo due persone alla logistica e assegniamo tre, maestri. Adesso 10 bambini alla volta lavoreranno alla scuola e anche questo genera un pochino di efficienza in più. Gli shelter vanno bene, la cisterna va bene. Attenzione, many of our settlers are forced to move across this wasteland unprotected. Va bene, abbiamo una missione: costruire 8 carbon mask. È perfetta perché le stiamo facendo proprio ora. Qua stiamo andando alla grande. Il contenitore dell'acqua piovana. Ok, ci siamo quasi ragazzi, manca un piccolo punticino di plastica e avremo un contenitore di acqua piovana quando piove che va a riempire la cisterna. Allora, il mercato mi dava un punto interrogativo, ok. Tutto a posto? Dai che stiamo andando. Allora, abbiamo le strutture che vogliamo, abbassiamo i costruttori a 4, aumentiamo la logistica. Potremmo ripotenziare un pochino l'agricoltura, visto che ci siamo. Facciamo un pascolo che andiamo a posizionare vicino al frutteto. Vicino al frutteto, anzi, in realtà potevo metterlo addirittura dietro al mercato, che si può raggiungere rapidamente. Strade sterrate. Facciamo poi una strada sterrata che sarà la nostra strada di campagna. Ok, d'accordo. E qui praticamente lo costruiamo e poi iniziamo a dire ai nostri cacciatori, che sono qua, di fare hunting, no, di fare capture. Capture, sentite come parlo in inglese. Perché qui ci sono dei buffalo bull. Dei bufali che possiamo catturare e possiamo iniziare a fare le pastorizie. Ok, pastorizia. Sta per arrivare una stagione di siccità, non abbiamo cibo perché ho impostato molto male la produzione negli scorsi episodi, ma tentiamo di risolvere adesso. Se produciamo 420 cibo, ce ne daranno 650. Perfetto. Perfetto. Secondo me il problema del cibo è anche un problema di natura, di magazzini, ma magari sbaglio. Ok, il Rainwater Collector è pronto. Produce risorse contaminate, andiamo bene. Andiamo proprio bene. Ok, guardate, abbiamo già recuperato il cibo della missione. Produciamo cibo molto rapidamente, però abbiamo una popolazione altissima, altissima. Diamo la priorità sul Build Next nel Pasture. Tanto guardate, guardate che bello. Il nostro campo di noci che sta salendo. Questo è tutto cibo che dobbiamo recuperare al posto del pesce che non è molto, molto efficiente, devo dire. Ok. L'acqua sta salendo perché sta piovendo. I nostri ragazzi stanno provando un sacco d'acqua, ma abbiamo veramente tantissime persone. Herder, questi andranno nel pascolo appena sarà pronto. Ma. Ah, abbiamo anche un well qui, sì. È che sta raccogliendo poca acqua. D'accordo. Allora, qui abbiamo soltanto un jetty che raccoglie l'acqua in quest'altra cisterna. Non escludo la necessità di fare un'altra fonte d'acqua, che sarà anche in questo caso un pozzo. Glielo mettiamo davanti.
E anche qui avremo il pozzo che poi va a riempire la seconda cisterna. Dovremo assegnare un lavoratore a questo pozzo. Popolazione, siamo a... Wow! 89 adulti e 49 bambini. Stiamo crescendo troppo. Stiamo crescendo troppo, ragazzi. Allora, la cosa positiva è che abbiamo portato a termine una missione importante per la protezione dei nostri coloni e adesso abbiamo, sì, abbiamo guadagnato, tra virgolette, con il trucchetto questa cosa. Assegniamo i bufali che abbiamo catturato con i cacciatori a questo allevamento. Per il momento ne abbiamo soltanto uno, inizieremo a produrre carne di bufalo quando ne abbiamo cinque. Ma iniziamo subito a produrre latte di bufalo, quindi cibo di tipo diverso e costante. Serve acqua per i campi, vedete, stored water, l'acqua che poi verrà portata da una di queste cisterne. Fermi tutti perché siamo in stagione di siccità, però. Quindi adesso voglio fare una cosa diversa. Tutti sui builder, i fisher non lavorano, chiaramente, i water carrier non lavorano. Possiamo costruire. Abbiamo abbastanza legna per dire distruggi sta cosa e ricostruisci altrove. Perché mi ha fo' a vedere questo Forester Lodge così vicino alle case. Lo spostiamo nella zona industriale qua. È stato distrutto, ok. Fantastico. Allora, risorse, Forester Lodge, lo mettiamo qui. E sulla logistica... Non so perché... Ecco qua, Trading Post lo metteremo... Uff... Qua non è male. Qua non è male perché è esattamente in mezzo tra zona industriale e zona del mercato. Serve legno, servono rottami e serve tessuto per avere questo centro del commercio che sarà importantissimo. Diamo la priorità però alla segheria. E abbiamo finito il cibo, ragazzi. Cioè, abbiamo finito il cibo e acqua che diventeranno la nostra priorità al prossimo episodio, probabilmente. Però abbiamo impostato un paio di strutture che ci servivano. Scuola. Cimitero, vediamo intanto se ci sono ancora un po' di corpi che vanno recuperati, ma pian pianino il nostro lavoratore ci va, ci sta andando. Qui possiamo costruire e qui possiamo costruire. 13 lavoratori, va bene, questi sono fermi, ne mettiamo 28 in logistica. Oh, qui un well keeper, che è importante perché il pozzo raccoglie acqua anche durante le stagioni di siccità. E stanno morendo un sacco di bambini. Ah, no, 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 no. Allora, facciamo una cosa. Sarei portato a distruggere delle case per fare degli shelter. Però mi stanno morendo un sacco di persone di fame e di stenti. Sentite questi suoni. Tum, 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 tum. Questa è una siccità orrenda che ci sta uccidendo. Ma adesso ritorna la stagione, ok. Allora, pescatori. Lasciamo i builder, forester, li riportiamo in alto. E qui costruiamo un altro raccoglitore di acqua piovana. Dietro a questa cisterna, in modo che si riempia quando piove. Ok, abbiamo il nostro trading post, amici. Ci fermiamo qui per questo episodio. Episodio che è una situazione letteralmente quasi fuori controllo. Andiamo a vedere la demografia. Abbiamo raggiunto il picco massimo della nostra popolazione in questo episodio con 134 individui. La grande siccità ne ha uccisi tanti, fino a che siamo tornati a 117. Però per
però abbiamo la possibilità di fare meglio. Una cosa che purtroppo vedo che è tragica, abbiamo perso tutti i bambini, abbiamo perso moltissimi bambini, quindi significa che la demografia giocherà brutti scherzi in futuro, ma non possiamo fare altrimenti. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui cerchiamo di iniziare a sfruttare correttamente agricoltura e raccolta d'acqua per avere diciamo così, una riserva sostenibile e usiamo il commercio per integrare quello che ci manca con gli strumenti e con i vestiti, perché l'errore di base, il peccato originale di questa serie è stata quella di avere troppe persone troppo presto, ma adesso gestiremo la situazione. L'importante è che non si intossichino troppo i nostri ragazzi, altrimenti non diventano, poi non sono più fertili, non fanno più bambini e Petra muore. La teniamo in vita? Teniamola in vita anche con un pollice in su e un commento qui sotto. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.